alla ricerca della nuova voce italiana con Ilunga, Ax, Albano, Francesco Renga e Cristina Scabbia. Il 22 marzo alle 21:20 su Rai 2 parte The Voice of Italy 2018, show di ritorno in TV dopo la pausa del 2017, che presenta alla conduzione Costantino Della Gherardesca. La mia conduzione sarà sempre da potente uomo alfa, ha scherzato il nuovo conduttore, perché anche un uomo gay come sono io può esserlo, anche prepotente all'occorrenza. Di sicuro non mi trasformerò improvvisamente nel mio amico Fabrizio Frizzi. Per me è una esperienza completamente nuova, ha continuato, e questo è il programma più nazionale popolare che mi sia capitato di fare fino ad oggi. The Voice of Italy, i co-a più Costantino, tante le novità per la quinta edizione di The Voice dopo lo stop del 2017, e la vittoria nel 2016 di Alice Paba del team Dolcenera. A condurre le 8 puntate del talent show è stato chiamato Costantino Della Gherardesca, mentre nelle poltrone girevoli a fianco del veterano Ilunga Ax daranno battaglia tre colate all'esordio, ma di grande esperienza come Albano, Francesco Renga e Cristina Scabbia. Mi sono trovato improvvisamente ad essere la nuova Raffaella Carrà, ha scherzato Ilunga Ax. E a The Voice torno per cercare una voce dalla timbrica riconoscibile. Quindi rivoluzione nella conduzione intanto, visto che Costantino Della Gherardesca, reduce dai successi di Pechino Express, garantisce ampie dosi di humor e ironia. Senza contare la scelta dei quattro co-a che riflettono mondi musicali differenti. Dal metal rock di Cristina Scabbia, leader dei Lacuna Coil, al classico melodico italiano di Albano, dal pop rock di Francesco Renga al rap barra hip hop di Ilunga Ax. Come per tutta la nostra carriera, ha detto la Scabbia, i fan dei Lacuna Coil, sulla mia decisione di partecipare ad un talent come Coax sono divisi. Sono convinta che questa sarà però un'opportunità per parlare anche di un altro tipo di musica. Se poi Francesco Renga si metterà alla ricerca di una voce che racconta tutto di una persona, come quando un amico che non senti da tempo ti chiama al telefono, anche Albano, ha le idee chiare sul meccanismo di The Voice. Questa esperienza, ha detto il cantante pugliese, mi ha riportato indietro nel tempo, e a quando partecipai al programma Sette Voci, presentato da Pippo Baudo. The Voice, le novità nella gara, grandi novità anche nella dinamica di gara, a partire dalla durata. L'edizione 2018 di The Voice of Italy sarà infatti più snella, con 4 delle 8 puntate dedicate alle Blind Auditions, le audizioni al buio che si svolgono in uno studio completamente rinnovato. Nella prima fase sono 100 gli aspiranti concorrenti che, accompagnati da un'orchestra live, hanno deciso di affrontare la prova, ma solo 48 di loro, 12 per team, verranno scelti per i knockout. In questa seconda fase e per 2 puntate, i talenti di ciascuna squadra si sfidano fra loro con un cavallo di battaglia, e solo i 16 rimasti, 4 per team, accedono alla battle, l'ultima fase eliminatoria, in un unico appuntamento. A questo punto spetta a ciascun co-ac il compito di scegliere l'unico rappresentante del proprio team che, nella finalissima live, sarà sottoposto al giudizio del pubblico a casa. The Voice, il blocca co-ac, lo stean e il sing-off, ognuna delle 3 fasi che porta a gran finale, Blind Audition.
Knockout e Battle, vede l'introduzione di nuove e temibilissime procedure, come il blocca qua, ossia la possibilità per ciascun coach di escludere un suo collega nella scelta di un talento, possibilità esercitabile una sola volta in tutte le blind. Nei knockout arriva invece un nuovo style con l'introduzione della cosiddetta poltrona del ripescando. Ogni coach che ha scelto di salvare un talento eliminato da un altro team potrà rivedere la propria scelta, a favore di un talento più valido da aggiungere alla propria squadra. Nella battle viene introdotto il sing-off, uno spareggio all'interno di ogni team sul brano che i talenti hanno presentato alle Blind Audition. The Voice, la finale il 10 maggio. I quattro vincitori dei sing-off si sfideranno poi nella spettacolare finale in diretta, in onda giovedì 10 maggio 2018. Un evento con super ospiti e grande musica. I finalisti, accompagnati da un corpo di ballo e da un'orchestra di 13 elementi, verranno votati in diretta dal pubblico, che potrà interagire attraverso tutti i social network e il web. Saranno infatti gli spettatori a casa a determinare il vincitore assoluto, che si aggiudicherà un contratto discografico con Universal Music Italia.